Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato al Cantagiro. Il Cantagiro in questione è quello del 1992. Allora, veramente quest'anno mi sto sbizzarrendo tantissimo, sto raccontando la storia del Cantagiro in molteplici direzioni. Anche per questa edizione ho in serbo veramente dei vlog bellissimi, non soltanto poi dedicati a chi vince, ma dedicati moltissimo direi ai dimenticati di questo Cantagiro, nuovo Cantagiro del 92, che ha un numero altissimo di partecipanti. Pensate, a questo Cantagiro del 92 parteciperanno 24 big della canzone italiana e 26 nuove proposte, di cui sono riuscito a trovare tutti i nomi, non sempre tutte le canzoni, però ci siamo quasi, nel senso quasi completi in questo senso. Quindi oggi vi racconto la storia del Cantagiro del 92, storia che troverete anche all'interno della playlist dedicata alla storia del Cantagiro, e dentro questa playlist troverete anche tutti gli spin-off dedicati alla storia di chi il Cantagiro lo vince, e dedicato chiaramente anche a tutti gli spin-off relativi, tipo ad esempio i dimenticati del Cantagiro e un excursus nella storia più profonda e scura degli artisti che vi hanno partecipato e che in qualche modo poi ci siamo dimenticati. Oggi comunque sono qui per raccontarvi la storia del Cantagiro del 92. Buona visione, benvenuti sul mio canale, attivate la campanella e iscrivetevi al canale. La terza edizione del terzo ciclo del Cantagiro organizzato da Ezio Radelli si svolge dal 31 maggio al 30 agosto del 92. La manifestazione prende il via domenica 31 maggio da Sorrento e viene trasmessa ogni settimana in diretta su Rai 2 e Stereo Rai, sia alle 17.30 quando cantano le nuove proposte, sia alle 20.30 quando invece poi cantano i big. Il programma pomeridiano, condotto da Gianfranco Agus e Laura Fontana, ospita giochi, interviste, servizi sulle località in cui si svolge la tappa e più anche gli artisti partecipanti alla sezione Nuovi Talenti. La serata è dedicata ai big e viene presentata da Mara Venier, Gino Rivieccio e Fiorello. Big e giovani sono a loro volta divisi in due gironi che si alternano nelle prime sei tappe, nelle eliminatorie, perché questa volta ci sono le eliminatorie per le gare, non arrivano tutti in fondo. Allora, solo 14 big e 12 giovani accedono poi alla fase finale, che viene articolata in 8 settimane. Da rilevare che solo 12 dei 14 big poi completeranno il proprio percorso, viste le defezioni che ci saranno dei Nomadi e Mia Martini durante appunto la manifestazione. Perciò in corso d'opera Mia Martini e Nomadi lasciano il Cantagiro. Perciò quando poi vi leggerò i finalisti non saranno 14 ma 12. Ogni big deve portare in gara tre canzoni, due contenute nell'album che hanno pubblicato in quell'anno, una tratta dal proprio repertorio. Per i giovani previsti due brani in gara. Eliminata la formula del tandem dell'anno precedente, praticamente non cantano più in coppia in gara, come è successo l'anno scorso per Paola Turci e Tazenda. La regia di questo Cantagiro è di Francesco Manente e l'angolo di Stereo Rai viene animato da Miriam Fecchi. La gara della sezione Big vede la vittoria di un artista che proprio in questi anni vince praticamente tutto lui, e poi dopo vi dirò chi è. E nella sezione giovani vince un artista che anche lei comunque ha in questo periodo tante apparizioni, non soltanto chiaramente qui ma anche in altri festival prestigiosi, uno su tutti chiaramente Sanremo. Ma chi vince ve lo dico dopo, adesso vi racconto chi sono gli artisti e le canzoni che partecipano al Cantagiro del 92. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Piange, ti si appannano gli occhiali e il rimel si strucca brutta. Ogni volta
la rabbia di più, più della sabbia. Cetto rosso, cappuccetto. I cantanti in gara al Cantagiro del 92 sono veramente tantissimi. Le nuove proposte sono veramente un numero elevatissimo. Sono 26 le nuove proposte che si sfideranno per arrivare in finale e poi vincere semmai il Cantagiro, e ci sono anche dei nomi che ci hanno lasciato perplessi, perché sinceramente alcuni di loro, va bene, l'abbiamo conosciuti magari dopo, ma ce n'è uno in particolare che ci chiediamo come ha fatto a non vincere, perché vabbè, adesso ve lo dico. Comunque 26 nuove proposte del Cantagiro del 92, in finale ne arriveranno soltanto 12 e sono i seguenti. Ci sarà Giampaolo Bertuzzi, che canterà Un altro mondo nell'universo. Stefano Bozzetti, Se tutto questo è. Elvi Cosentino. E ci sarà Stefano Polo, canterà Piccola Africa. Ci saranno anche gli 883. Gli 883 che esordiscono anche al Cantagiro. In quell'anno esordiscono in gran parte delle manifestazioni estive con Hanno ucciso l'uomo ragno, chiaramente, e canteranno in questa occasione anche Non me la menare, e saranno anche fra le nuove proposte del Cantagiro del 92. Ci sarà anche Gatto Panceri, canterà In qualunque posto fuori e dentro di te, e Renato Costa con Angelina. Ci sarà anche Simona Pirone con False allarmi, che vi consiglio di andare ad ascoltare perché è bravissima, e Lao Tokyo. Ci sarà anche Giovanni Danieli, canterà Liberiamo queste mani, e arriverà anche Alessandro Canino. Lui era già reduce da Brutta di Sanremo e in questa occasione canterà anche non soltanto Brutta, che poi se la porta in giro per tutta l'estate anche, ma canterà anche Piccolo Fiore. Ci sarà anche Marcello Pieri, canterà Se credi che davvero è tutto qui, e Giovanni Giusto con A cosa serve il mare. Ci sarà anche Paolo Marino, Senza frontiera, un certo Nico, Phil e Chris Fonseca con Sombrero Ero, e Lorenzo Zecchino con Adelina, Stefano Pieroni con Dagli il tuo cuore, Crio con Non siamo angeli, Lele Gaudì, che poi si chiamerà solo Gaudì, con Magari, Lanfranco Carnacina canterà Siamo di più, e poi ci sarà un certo Roberto Esposito, di cui non sappiamo le canzoni. Danilo Amerio, arriva Danilo Amerio, canta Buttami via, Andrea Liberovici con Pranzo di famiglia, debuttano i Tiro Mancino, fra l'altro lo fanno con una canzone, un album che non c'entra niente con la loro storia. Ho letto, scusate se apro una parentesi, ho letto anche la critica che ha fatto lo stesso Tiro Mancino su questo primo disco, che lo ha praticamente distrutto, dicendo che forse uno è fra i 5 dischi più brutti della musica italiana. L'ha detto da solo, non lo dico io chiaramente. È completamente diversa, erano un po' con genere un po' la Paolo Belli, non c'entrava niente con quelli che saranno i Tiro Mancino, però fanno questo esordio con un intero album e canteranno al Cantagiro Cappuccetto Rosso. E ritorna anche Anna Chigi, di cui non sappiamo assolutamente la canzone, e io credo che sarà forse anche la sua ultima apparizione prima di ritirarsi. Ho scoperto che poi Anna Chigi si ritirerà e adesso gestisce in pratica un agriturismo, se non ho capito male, una specie di fattoria. Ha deciso di fare un altro lavoro, A chi mi aveva chiesto che fine ha fatto Anna Chigi, ho scoperto oggi che fine ha fatto Anna Chigi. Molto molto bene. Nella categoria delle nuove proposte del 92 a vincere sarà Crio con Non siamo angeli. Gruppo della serata, i Nomadi, con la canzone Ma noi no. Ma noi no. Al Cantagiro del 92 si presenteranno 24 big della canzone italiana dell'epoca,
di cui poi 14 arriveranno in finale, ma poi in realtà ad arrivare in finale saranno 12, perché due nel frattempo decidono di ritirarsi e sono i Nomadi e Mia Martini. Comunque adesso io vi dico quali sono le canzoni che presentano e quali sono appunto, diciamo, le selezioni di gara, come funziona l'eliminatoria, vi racconto un po' tutto. Gli artisti che si presentano al Cantagiro, i big, saranno in due gironi, il girone A e il girone B, ma in questo caso non è che ci sia una differenza di nome, è proprio due gironi, basta, fine, molto mischiati, dove all'interno ci sono, cioè, nuovi big della musica italiana come veterani della musica italiana, non c'è proprio una divisione di notorietà, ecco, sono due gironi fatti così. Il girone A del Cantagiro del 92 sarà composto da Alejandro Baldi, canterà Il Sole, Lena Biolcati con Cantilena, Marco Carena con Questione di Sfiga e Mimmo Cavallo, Estate all'Italiana, Cristiano De André, Canzoni con il Naso Lungo, Franco Fasano, Tempo al Tempo, Ricky Gianco, Anche un Vagabondo, Mattia Bazar con C'era una Volta, e Mattia Bazar di quest'epoca, ecco la voce di Laura Valente, Pietra Montecorvino con Murì, Mariella Nava, Ce ne vuole di Coraggio, i New Trolls con Quelli come noi e Michele Zarrillo, che canterà Innamorando. Nel girone B dei big del Cantagiro ci saranno Francesca Lotta, ritorna con Fragilità, Biagio Antonacci, torna con Liberatemi, e arriva anche Patrizia Bulgari con Il profumo di Lillà. Sergio Caputo arriva con Scendi dalle nuvole, Franz Di Cioccio con Virgilio è ballabile, Irene Fargo con Sabbia d'Africa, Marco Ferradini canterà Acqua, Fiordaliso, Dimmelo tu perché, Mimolo Casciulli, Buonanotte nella pioggia, Mia Martini con Rapsodia, Nada con Guarda quante stelle e Nomadi con Ma noi no. A passare alla fase finale gli artisti saranno 14, perciò non tutti appunto passeranno, e ci sono degli esclusi veramente clamorosi a questo Cantagiro. Io potrei citarne un paio per non rovinarvi la sorpresa, però veramente un paio ve le devo assolutamente dire, forse anche tre, che vengono eliminati clamorosamente, tipo Lena Biolcati per esempio, che è una canzone bellissima, vabbè, la sappiamo, che fra l'altro poi lascerà quasi del tutto la musica da questo anno in poi e si dedicherà alla famiglia e poi tornerà a fare musica in altro modo, perciò diciamo che è forse una delle ultime volte in cui la vediamo con in qualche festival, in qualche appunto manifestazione musicale. Ma oltre a lei verrà eliminata anche Fiordaliso, per esempio, che aveva una canzone bellissima, la stessa Nada, che quell'anno ha fatto un disco molto country, stranissimo, sono andato ad ascoltarlo, non me lo ricordavo neanch'io. Allora, finalisti del Cantagiro del 92 sono i seguenti. Ci sarà come finalista Alejandro Baldi, Cristiano De André, Franco Fasano, i Mattia Bazar e Mariella Nava. Anche i New Trolls passano in finale, Michele Zarrillo, la Francesca Lotta, Biagio Antonacci, la Patrizia Bulgari, Irene Fargo, Marco Ferradini, Mia Martini e i Nomadi. Ma abbiamo la classifica di coloro che in finale poi fanno l'ultima parte di gara. Arrivano in 12 a fare la finale, perché, come ricordate, insomma, non ci sono altri due che erano passati e che sono Mia Martini e Nomadi, perché preferiscono lasciare il Cantagiro e non continuare la gara, perciò in finale ne arrivano 12. Ne arrivano 12, la classifica sarà proprio questa. Attenzione, al 12esimo posto arriverà Marco Ferradini. 11esimi i New Trolls. 10° posto Mariella Nava. 9° posto Patrizia Bulgari. 8° Cristiano De André, 7° posto per Michele Zarrillo, 6° per Biagio Antonacci, 5° per Francesca Lotta e 4° posto per Franco Fasano. Il podio del Cantagiro del 92 è il seguente: 3° posto Irene Fargo, 2° posto i Mattia Bazar, ma vincere il Cantagiro del 92, tanto sono gli anni in cui vince praticamente tutto lui, Alejandro Baldi con Il Sole. Scrivilo,
scriverò sopra un muro qualunque, o in una canzone così. Oggi ballano, ballano intorno al falò, anche se stanno in città. Rose, gialle, rose e blu, dentro di me. La classifica dei dischi più venduti da questo Cantagiro del 92, che poi saranno all'interno della classifica anche grazie ad altre manifestazioni dell'epoca, in particolare il Festival Bar, sto parlando proprio del Festival Bar concorrente al quale partecipano gran parte di questi big con le loro canzoni, partecipano anche appunto al Festival Bar. Allora dunque, come ricorderete, ve lo ricordo di nuovo, nella categoria delle nuove proposte vinta da Clio, in realtà in gara ci sono anche gli 883. Ma gli 883 sono in gara con Hanno ucciso l'uomo ragno. Uno c'è da chiedersi, ma perché? Com'è possibile che non abbiano vinto? Cioè, voglio dire, oltretutto erano già tormentoni estivi. Non si è capita. Non hanno vinto, non hanno vinto gli 883. Però hanno vinto in quanto a vendite, perché il disco più venduto nel Cantagiro del 92 sarà assolutamente quello degli 883, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda gli album. Allora, Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 sarà il disco più venduto nel Cantagiro e sarà anche il decimo disco più venduto in Italia di quell'anno. Al numero 64, Brutta di Alessandro Canino. Al numero 90, Mare Nostrum di Fiorello, perché oltre a presentare il Cantagiro quell'anno aveva anche un disco in circolazione. L'album più venduto invece sarà proprio quello degli 883, appunto. Hanno ucciso l'uomo ragno, che sarà non solo l'album più venduto del Cantagiro, ma anche il quarto album più venduto di quell'anno. Al numero 41 ci sarà il vincitore Alejandro Baldi con Il Sole. Numero 63, Mia Martini con Lacrime. Numero 82, I Nomadi con Ma Noi No. E al numero 98, I Mattia Bazar con Tutto il Mondo de Mattia Bazar. Questi sono i dischi più venduti dal Cantagiro del 92. Volevo concludere con delle note veramente particolari che riguardano specialmente appunto le nuove proposte. Allora, diciamo che è quasi un'anticamera di quelli che poi andranno a Sanremo negli anni a venire. Quindi diciamo che ci sono appunto una sezione giovani con artisti che da Sanremo arrivano e altri che poi ci andranno. La maggior parte di loro li vedremo a Sanremo, li abbiamo già visti. Ce ne sono tipo Giampaolo Bertuzzi, tipo Stefano Pieroni ad esempio, lo stesso Lorenzo Zecchino, Gatto Panceri, Canino che da Sanremo arriva con Brutta. C'è anche la Franco Carnacina, il grande Gaudi che appunto debutta, i Tino Mancino, ci sono degli AD definitivi, in questo caso Anna Chigi sarà l'ultima volta che la vedremo perché poi deciderà di cambiare vita. Vabbè, comunque vabbè, gli 883, non ho capito perché gli 883 non fossero nella categoria nuovi, assolutamente era giusto perché era il debutto, non ho capito perché non abbiano vinto, ecco perché è stranissimo. Comunque vabbè, a vincere sarà Clio, di cui poi non sapremo tantissime cose, ma che comunque vi aiuterò a saperne di più perché vi racconterò la sua storia, chiaramente. I big invece, visto che vince appunto Alejandro Baldi, in realtà Alejandro Baldi nello stesso anno vincerà anche il disco per l'estate, ed è per questo motivo che non vi racconterò la storia di Alejandro Baldi, perché ve l'ho già raccontata e la troverete all'interno proprio della playlist del Cantagiro, perché l'ho inserita anche lì. L'ho già raccontata l'anno scorso in occasione della storia del disco per l'estate, quindi la storia del Baldi l'abbiamo già raccontata. Vi racconterò sicuramente la storia di Clio, ma la cosa più fantastica è che vi racconterò la storia di tutti quelli che non ci ricordiamo più di questo Cantagiro, che sono tantissimi, dovremmo farne due puntate, chissà, forse sì, assolutamente sì, se trovo abbastanza materiale lo farò. Io chiaramente vi ringrazio per la visione, se vi piace l'argomento vi ricordo che c'è l'intervento playlist nel mio canale che parla della storia del Cantagiro con tutti gli spin-off, andate a vedere, fate la scorpacciata, è diventata ormai, come dico sempre, l'enciclopedia assolutamente di YouTube riguardo proprio al Cantagiro, quindi andate a vedere, ci sono tantissime cose da vedere e da scoprire, da raccontare, quindi andate pure a vedere se vi piace l'argomento. Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, alla prossima volta. Ciao da Ale.